Amici di Ciaocomo, Matteo Foi, sei il presidente provinciale della Croce Rossa e assieme a tanti volontari sta organizzando un appuntamento importante per domenica, un pranzo per coloro che non hanno nulla. E non sono solo italiani, non sono solo stranieri, meglio, ci sono purtroppo, Matteo, anche tanti italiani, giusto? Esattamente, buongiorno a tutti. Sì, purtroppo ci sono parecchie persone italiane che hanno usufruito del nostro servizio del tendone per senza tetto. Sì, Ecco, sono una esatto. quarantina circa di E voi italiani. avete avuto aiutato le persone in difficoltà economiche, di lavoro, in famiglia, al tendone a Sant'Abbondio. Ecco, Esattamente. adesso finita l'emergenza freddo, resta l'emergenza, diciamo, di chi non ha nulla, giusto? Esattamente, certo, l'emergenza va avanti, ci sono gli altri servizi della città che sono presenti da parecchi anni. Il tendone, proprio perché è un'emergenza freddo, è limitato nel tempo per i 4 mesi invernali dove c'è il freddo maggiore in sostanza. Si va avanti adesso con tutti i servizi delle altre associazioni che appunto operano quotidianamente in città. L'iniziativa di domenica, Matteo, ce la Certo. vuoi spiegare? Molto brevemente, domenica abbiamo deciso tutti i 19-20 coinvolti nell'emergenza freddo di fare un pranzo insieme a quelli che sono stati tutti i nostri ospiti e insieme alle associazioni per condividere appunto un po' quello che è stato il progetto di quest'anno. Dove Ci sarà il pranzo? ritroveremo in Piazza Grimoldi, volutamente è stata scelta la Piazza Grimoldi come simbolo, essendo anche davanti alla sede del Vescovado e all'interno della città, pur essendo comunque un po' isolata, quindi non troppo in vista. E avete bisogno però, credo, anche di Sì, volontari, vero? l'impegno Cioè, sarà sicuramente non tanto. li mandate indietro. Sì, perché si prevedono circa 200 persone presenti, quindi c'è da organizzare, la macchina organizzativa è assolutamente pronta, però più volontari ci sono per darci una mano, meglio è, così come era per l'emergenza freddo E sicuramente. quindi dove si devono presentare? Se appunto questi volonterosi si vogliono Devono da... contattare direttamente Caritas e dare la propria disponibilità, così come nei canali del tendone per l'emergenza freddo. Quindi l'appuntamento è per domenica in piazza, Domenica pranzo. ovviamente, i volontari sono ben accetti, Assolutamente chiaramente. sì. Certo. Ecco, un'ultima cosa, Matteo, l'attività vostra, di altre Sì. associazioni, di altri enti, chiaramente va avanti per tutto l'anno, ma chiaramente credo che avete bisogno anche di supporto, non solo di volontari, no? Di volontari, ma anche di persone che magari concretamente poi vi possono aiutare. C'è Assolutamente qualcuno sì. che ogni tanto vi... Sì, devo essere onesto che anche questa emergenza freddo di quest'anno ci sono state molte persone generose, quindi siamo riusciti, a differenza dell'anno scorso che era un progetto nuovo e quindi non si conosceva bene in città, quest'anno devo essere onesto, ci sono state anche parecchie donazioni, siamo riusciti a coprire completamente le spese senza aver dovuto mettere dei fondi delle proprie associazioni. Buon lavoro e grazie. Grazie mille a te.